Paolo Camaioni, non è più sindaco di Martinsicuro, come si sente? Mi sento assolutamente sereno perché con la mia squadra, con i cittadini che ci hanno riempito di affetto, abbiamo dato tutto, abbiamo gettato il cuore oltre l'ostacolo, quindi non parlerei di sconfitta, ma di una prestazione assolutamente importante. Il distacco è certo importante, ma è una sconfitta di misura, che però rende ancora onore al lavoro che abbiamo fatto, perché lo ricordo, la proposta vincente non è una proposta programmatica, ma è una proposta che si basa sul numero di persone, che era chiaramente molto maggiore, quindi si è lavorato su una proposta quantitativa più che una proposta qualitativa. Chiaramente i miei complimenti a Massimo Vagnoni, i miei migliori auguri di buon lavoro. Non sarà facile tenere in piedi una squadra piuttosto eterogenea, però il risultato va riconosciuto. Però va sottolineata la nostra grande prestazione, il lavoro effettuato da tutti gli associati, dalle persone in lista, e voglio ringraziare gli oltre 2500 martinsicuresi che hanno voluto confermare la stima verso il sottoscritto e verso la sua squadra, anche per il buon lavoro effettuato in questi 5 anni. Cosa secondo lei non ha funzionato? Ha funzionato quasi tutto, nel senso che avevamo di fronte dei numeri superiori ai nostri per quanto riguarda la ricerca del consenso. Il consenso si è stratificato sulle persone, sulla maggiore capacità di penetrazione nell'elettorato, ripeto, non sulla base di una proposta, ma sulla base di un lavoro comunque importante che ha dato ragione alla proposta del mio avversario, che quindi si ritrova a vincere, a gestire la macchina amministrativa. Lei cosa farà? Supervisionerà il suo operato? Noi daremo corso ad una stagione di controllo e di opposizione dura, inflessibile, ma laddove vedremo i margini per la crescita della città faremo la nostra parte. Ho la fortuna anche di entrare in consiglio comunale con 3 consiglieri. Eserciteremo un lavoro sicuramente importante, perché le nostre capacità sono universali, abbiamo capacità di governo, abbiamo anche capacità di dare il nostro contributo, ma soprattutto di esercitare una vigilanza importante dai banchi dell'opposizione.